Ciao ragazzi, ecco il tutorial in cui parleremo delle frenate. Oggi vedremo come ci si ferma in sicurezza e come si fanno a fare le slide, ovvero le scivole sui pattini. Sono due cose diverse, una è un modo per frenare, per rallentare, un modo invece lato sistema, un sistema invece più da freestyle o da free skate per fare delle frenate in maniera fighe praticamente. Ok, allora la prima frenata che andremo a vedere, andremo in un crescendo, quindi partiremo dalla frenata più classica utilizzando i limoni a varie frenate in sicurezza per arrivare alle scivolate. Dai, cominciamo la più facile, quindi con i limoni. Allora, abbiamo creato un quinto muro in cui andremo a provare a fermarsi in questo spazio qua. Allora, le prime frenate che faremo le faremo in maniera sicura per i bambini, per imparare a frenare i pattini utilizzando i limoni. Allora, il limone l'abbiamo già visto nel tutorial, è praticamente questo movimento qua. Ok? In questo movimento di piede io andrò a prendere velocità e cercherò di fermarmi in quel punto. Vado a effettuare la frenata con il limone. Ok, ringrazio il comune che ha dato questa polvere per ballare da persone anziane, che quindi riesco a far vedere anche le frenate a discesa, visto quanto si scivola in questa pista oggi. Ah, riguardo la frenata al limone, mi allargo forzatissimo e vado a chiudere forzato sull'esterno e vado a frenare in questa maniera. Questa è la frenata più sicura per i principianti. Ok? Da qui c'è la variante portando una gamba avanti, quindi facendo forza sulla gamba o destra o sinistra e portandola avanti al pattino. Questo è l'arrivo della frenata, ok? In cui praticamente io parto in limone, però poi trasferisco e porto avanti un piede. Al limone faccio più forza una gamba e come vedete ho spostato la gamba dal limone ad avanti. Questa è una frenata molto comoda e molto forte frenare in questa maniera, quindi ci sarà una grande decelerazione e si ha un cambio di direzione anche veloce. E ora vediamo un'altra frenata invece più semplice per rallentare, ovvero mettendo il piede dietro. Ok, quindi la frenata T è molto semplice e la più sicura. Vado in frenata, porto la gamba posteriore e vado a frenare. Okay. Questa è la frenata più comoda a fare in peso asfalto, perché uso tutte e quattro le ruote come se fossero un freno, quindi vado a fare tanto attrito. Posiziono la gamba dietro, tento in frenata, devo compensare con gli addominali per rallentare e arrivare qui. La cosa più facile che fate è questo errore qua: vado a posizionare soltanto una ruota per terra per primo e vado a girare. Okay, bisogna essere molto forti quando si alza la gamba e posizionarla dritta dietro per compensare la rotazione delle ruote. Quindi questa è la frenata più facile. Come vedete, quando porto, se non si sbaglia e porto la punta, vado a girare. Questo è un errore che va compensato con gli addominali e con le gambe, quindi devo alzare bene il pattino, lo porto dietro e blocco. Il piede non è dritto ma rimane leggermente a forzare in questa posizione. Quindi il piede va in questa maniera. Ok, ora andiamo invece alle frenate un po' più carino, alle slide, alle scivolate. Quindi partiamo da quella un po' più complessa. Posizionerò il piede qui avanti. Ecco, da qui mi raccomando, bisogna stare attenti, deve essere fatto in superficie scivolosa come questa pista grazie al comune, o su mattonelle lucide, o comunque su piste con bassa aderenza o con ruote apposta per le frenate. Posizionerò in frenata il piede qui avanti. Questa frenata di per sé ci vuole una leggera pressione sul piede, va inclinato parecchio il piede quando poi sono davanti. Ok, devo essere leggero e il peso va sulla gamba dritta, quindi in realtà io schiaccio verso basso e è come se mi buttassi indietro. Questo ci aiuta a non avere una forza d'attrito subito e a non ribaltarsi in avanti. Tanto andiamo a vedere la frenata all'indietro, ok? Quindi arriveremo in questa posizione. Ora se riesco proverò, anche perché tanto non le faccio, proverò a fare anche questa volta qui alzando anche la ruota. Ok? Faremo la preparazione. Io la prendo davanti, mi ruoto già sulle punte e poi vado a fare una frenata in questa maniera. Ok?
Allora, come si fa questa frenata? Come si va a portare? Allora, è molto semplice. Il movimento che facciamo, che faccio di fronte, è questo qui. Io sto andando avanti, che ruoto sulle punte, mi guardo dove vado e porto la gamba qua. Con la velocità inclino e schiaccio, vado a scivolare sul pattino. Il peso va sulla gamba davanti. La gamba tra un timone deve essere molto forte, altrimenti rischio di ribaltarmi. Non è importantissimo, non devo mettere la gamba qua. Non devo fare questa cosa qui, perché altrimenti vado a ribaltarmi indietro in questa maniera. Va messa lontana la gamba davanti. Una variante ancora più freestyle, cioè alzando anche la ruota, rimanendo solo sulla ruota posteriore, sulla quarta ruota. Segreto su questo tipo di frenata qua, una volta si è imparato a stare in questa posizione stabili, è abbastanza semplice. Quando dominate questa posizione qua, basta fare questo movimento qua, basta che voi andate, la gamba è piegata, andate a drizzare il ginocchio e andate sull'ultima ruota. Questo con un po' di esperienza la fate tutti, non è difficilissimo la frenata. Andiamo su una frenata invece più difficile, che è la parallel, un po' tosta. Si frena mettendo i piedi in questa posizione. E questa è una frenata abbastanza complicata e difficile. Segreto nella variable. Allora, io personalmente, prima di entrare in variable, faccio un movimento ampio con le anche, vado a fare questo e vado poi a svirgolare di colpo per cercare di essere più centrale con il peso, ma avere le gambe più inclinate possibile, ok? Questa è una frenata molto più difficile di quelle altre, perché tutti e due i pattini sono in piega, quindi ho questo effetto qua. È una frenata molto bella da vedere, però un pelo tecnica, quindi qui tanta esperienza. Una pista molto scivolosa, che è veramente importante, e cercare di non lasciare il peso indietro, perché come voi lasciate il peso indietro e fate questo, andate subito per terra, quindi qui direte di riuscire a rimanere con i pati tanto inclinati però con il corpo abbastanza in centro, in asse sull'equilibrio, sull'asse verticale, per cercare di fare pressione e di scivolare il più possibile. Un'altra cosa importante è allungare la frenata. Lei, non sono stato a cercare di spingere per allungare. Le scivolate sono belle se sono fatte anche lunghe, che è il giorno di tappetina apposta in cui si fanno le scivolate o nei piazzali o nel cemento, quello bello lucido, e la bellezza delle frenate è proprio riuscire a farle per tanto tempo continuamente. Beh, io spero di avervi illustrato un paio di frenate. Mi raccomando, soprattutto per i bambini, per i principianti, la frenata più comoda è questa qui. Levate il freno dai pattini, perché non serve assolutamente a niente, vi dà dei vizi e basta, che è quello di avere il piede sempre alto. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo a un prossimo tutorial e io sto morendo di caldo. Ciao ragazzi!